grazie a tutti loro per essere venuti a aver accolto il nostro invito a Palazzo Lascaris. Perfetto, grazie. Resterò senz'altro nei limiti di tempo anche per consentire agli altri relatori di intervenire. La nostra social TV, crpiemonte.tv, è partita il 1 luglio, quindi siamo appena all'inizio, è una televisione, una TV neonata, è uno strumento, è un canale di comunicazione che si colloca in una strategia, in un'ottica di rafforzamento dei nostri strumenti di comunicazione sempre più diretti al cittadino e non mediati attraverso gli altri mezzi di comunicazione, e con un particolare focus, un particolare riguardo alle risorse web che permettono da un lato un'immediatezza e dall'altro anche dei bassi costi, che non guasta in quest'epoca di spending review. Abbiamo costruito questo progetto insieme ai tecnici del CSI, che è la nostra server farm, che ringrazio della collaborazione, ai colleghi dei sistemi informativi, questa mattina c'era qui la collega dottoressa Elena Fenoglio, non la vedo più, però ci ha dato una grossa mano. Abbiamo messo a frutto le esperienze interne del settore ufficio stampa e abbiamo guardato anche a qualche esempio all'esterno, e soprattutto ad esempio nel campo della pubblica amministrazione mi piace citare l'esempio della web TV di ANAS. Mi sono già congratulato con il direttore Scanni, che ci onora oggi della sua presenza. Sono emerse, costruendo questa opportunità, sono emerse tutte le potenzialità di uno strumento, di un progetto, soprattutto in considerazione del fatto che, questa è una cosa quasi scontata, i contenuti video hanno sulla rete un gradimento che è assolutamente non paragonabile a tutti gli altri contenuti, questo è già stato detto anche questa mattina. Dal momento però che la logica è sempre più quella dell'integrazione tra strumenti, abbiamo puntato subito a una social TV, cioè uno strumento in cui abbiamo voluto sottolineare l'interazione stretta che c'è con i canali social del Consiglio. Ne abbiamo già diversi, anche noi, come suggeriva Colletti, non abbiamo guardato solo a Facebook, a Twitter, abbiamo puntato su Pinterest, Instagram, Google+, e chissà quanti ancora, quali sorprese ci riserverà il futuro più o meno prossimo. Però è sui contenuti che la social TV è diventata davvero determinante come strumento di comunicazione diretta, perché ci consente una maggiore elasticità, l'abbiamo già sperimentato in questi mesi, una tempestività per diffondere i prodotti video del Consiglio, che sono i prodotti che noi facciamo da anni, il nostro settimanale, il nostro web TG, il TG dedicato ai sordi con la lingua dei segni, e che però adesso possiamo, diciamo, rendere più snello e immediato e flessibile. Possiamo pubblicare ogni giorno, e lo facciamo ogni giorno, delle clip sugli eventi sganciati dalla impaginazione settimanale, dagli schematismi. Disponiamo di un dominio autonomo che abbiamo voluto proprio connotare nella sua autonomia con la desidenza.tv, su cui possiamo ospitare ad esempio gli streaming di questo evento, gli streaming di tanti altri eventi che si svolgono in questa sala e in altre sale del Palazzo Lascaris, ma possiamo anche embeddare, non l'abbiamo ancora fatto ma lo faremo certamente, il nostro obiettivo è quello, embeddare degli streaming di altri soggetti istituzionali o paraistituzionali, parapubblici, che possono essere di interesse per la comunità piemontese anche al di fuori del Piemonte. Con la televisione, in una sezione con la CR Piemonte TV, ad esempio, abbiamo potuto rendere pubblica una documentazione video che noi abbiamo in archivio, che finora era visibile soltanto nella internet aziendale, e quella che abbiamo chiamato l'Edicola TV. L'Edicola TV è dove pubblichiamo ogni giorno dei ritagli, delle clip provenienti dal RAI, dal circuito delle TV private piemontesi, servizi, diciamo, che riguardano l'attività del Consiglio, della Giunta, della Regione in generale, o comunque tematiche che possono interessare la comunità piemontese. E poi abbiamo voluto anche che questo, diciamo, ultimo nato tra tutti i nostri strumenti di comunicazione, che abbracciano un range abbastanza vasto,
ci fosse però un legame con le nostre radici, anzi fosse un momento per alimentare più concretamente, più efficacemente il legame con le radici e con l'identità del Piemonte, di cui noi siamo l'istituzione più rappresentativa, e così abbiamo realizzato questa sezione che abbiamo chiamato Memoria, nella quale stiamo caricando, e continueremo a farlo, delle clip, dei video legati appunto alla storia dell'istituzione, alla storia del Piemonte. Ad esempio abbiamo un progetto, noi abbiamo una sezione del sito internet che si chiama Sito Storico, che racconta la storia di 40 anni di regione, attraverso i suoi protagonisti, attraverso gli eventi, le attività. Abbiamo in progetto di renderla in formato video, interpellando, cominciare dalla prima legislatura, perché i protagonisti stanno esaurendo per ragioni anagrafiche, di renderla appunto in formato video e di implementare così questo canale della memoria, in modo da rafforzare l'identità, ma anche l'identificazione della comunità piemontese, a proposito di fare comunità, con il nostro ente. Questo è brevissimamente la nostra esperienza, che ha pochi mesi di vita, ma che ogni giorno cerchiamo di arricchire, trovando sempre nuove connessioni anche con i mezzi più consolidati. No? Io, quando penso al mezzo più consolidato che abbiamo, penso al nostro magazine Notizie, che ha 42 anni di vita, e una rivista trimestrale, dove abbiamo cercato, alla quale abbiamo cercato di agganciare delle innovazioni formidabili della tecnologia infotelematica, ad esempio quella della realtà aumentata, che consente, per esempio in questo numero di notizie che credo sia stato distribuito a tutti loro prima di entrare in sala, consente nella sezione approfondimenti della nostra TV di andare a vedere un forum sulle tematiche ambientali che è reso in termini sintetici necessariamente a causa dello spazio tiranno su notizie, e invece si può vedere, diciamo, in modo integrale questo forum con quattro consiglieri, un nostro giornalista, si può vedere sulla nostra TV. Credo che la crisi del sistema televisivo locale, che penso sia un fatto non soltanto piemontese, perché sicuramente ha due motivazioni che sono di carattere generale: da un lato l'avvento del digitale, che ha comportato un aumento esponenziale dell'offerta, facendo perdere un po' le nostre televisioni locali nel mare magnum dell'offerta televisiva dei grandi broadcast. Dall'altro la crisi, che speriamo sia un fatto temporaneo, che ha comportato anche una perdita del fatturato pubblicitario di grandissima entità. Dicevo, la crisi del sistema televisivo locale impone a tutti noi, al Consiglio regionale, ma credo un po' a tutti i protagonisti e alle pubbliche amministrazioni in particolare, di cercare nuove modalità per la fruizione dei contenuti televisivi, dei contenuti video. E quindi questa esigenza, se non altro, spingerà sempre di più a ricercare attraverso i canali social una condivisione, una diffusione di questi contenuti, anche nella consapevolezza però comunque che si tratta ancora di target di pubblico diversi, e che bisogna rivolgersi a fasce di popolazione di età, con esigenze, costumi diversi, e che diciamo si approcciano all'istituzione con diverse modalità. Concludo dicendo che in questa occasione presentiamo, ed è visibile sul nostro sito nella pagina speciale che abbiamo dedicato a questo evento, presentiamo un'analisi che abbiamo fatto in queste settimane sull'approccio, il rapporto tra i social e i comuni piemontesi, dove abbiamo verificato, devo ringraziare di questa analisi una bravissima dottoressa che sta facendo, dell'Università di Roma, che sta facendo uno stage presso il nostro ente. Abbiamo verificato che sostanzialmente dei 1206 comuni piemontesi soltanto il 9% utilizza almeno un canale social, però approfondendo l'indagine si è verificato che in realtà, escludendo i comuni sotto i 5.000 abitanti, che effettivamente hanno una struttura probabilmente organizzativa
che non è in grado di reggere un'attività del genere, questo non gli esime dal farlo, però sicuramente è un segno di difficoltà. Se parliamo di comuni al di sopra di 15.000, medi grandi e grandi, arriviamo a una percentuale attorno al 30%, che comunque mi sembra un risultato sicuramente migliorabile, ma già significativo. Non mi soffermo oltre su questa ricerca, voglio soltanto dire che da questa ricerca ci è nata l'idea di costituire così, con le nostre piccole forze, una sorta di osservatorio, senza nulla togliere a Vincos, che è bravissimo in queste cose, sul rapporto tra social network e pubblica amministrazione in Piemonte. Anche perché forse siamo visti un po' dalla comunità della pubblica amministrazione piemontese come degli esempi, dei precursori, ecco, preferisco questo. E chiudo davvero dicendo che vogliamo proseguire su questa strada e vi aspettiamo fin da ora per PA140, che sarà il 6 marzo del 2014, dove vorremmo puntare la nostra attenzione e il focus su due aspetti che sono molto collegati: gli open data da un lato e dall'altro l'infografica, cioè la possibilità di rendere, di visualizzare in modo molto semplice, immediato, fruibile dai cittadini le attività della pubblica amministrazione. Grazie ancora.